Giusto la parola, e poi il sindaco di Lioni Zanzaruni. Anche vedo molte prenotazioni e vorrei fare alcune puntualizzazioni che credo che al dibattito facciano bene e ritengo e spero che siano interessanti. Intanto noi dalle parti nostre diciamo, ma credo anche un po' dappertutto, che alla foglia delle uova ne porta di fiera. Tradotto, quando se ne scappano i bui, poi si mettono le saracinesche di ferro. Qua purtroppo la realtà è questa. Noi abbiamo devastato, dico noi, per dire tutti gli amministratori, e la gente di questa provincia, ma in generale del Mezzogiorno d'Italia, abbiamo devastato interi territori. Abbiamo fatto degli scompigli inimmaginabili. Per rispondere all'amico mio, quando io ho detto sì, speriamo che si cambi il piano, non intendevo ovviamente ritornare sulle porcherie fatte dal 62 fino al 2000, ovviamente, perché questa è stata una città completamente devastata da strumenti urbanistici inadeguati, fatti per speculare, fatti per distruggere la campagna, fatta per fare quanto di peggio si potesse fare, non ultimo l'insediamento di tutte le pale eoliche che vedete intorno, che hanno tolto finanche l'ultima spiaggia, l'ultima speranza così di vedere un panorama pulito. Non c'è più nemmeno quello. Io devo rimproverare non a Torino, ma lo rimprovero probabilmente innanzitutto a me stessa, perché non ho avuto quella carica emotiva e politica di far digerire sin dall'inizio, quando è comparso questo primo termine PTCP, quando parlavo con i colleghi o con i politici di PTCP, ma che cos'è? Una cosa che si manda, una cosa che si... Nessuno ha voluto digerire e capire fino in fondo della valenza e dell'importanza di un piano provinciale di coordinamento, atteso che già si cominciava a parlare di PTR e nessuno ha mai inteso parlare di PTR. Stasera stiamo qui a leccarci le ferite di un qualcosa. Io tanto per la verità avrei invitato anche il professore Mangoni, lo avrei fatto, perché dico, sparare sul va bene perché oggettivamente è un piano per certi aspetti, no, io scusa, non sono state fatte valutazioni, sono state sì, no. I riscontri oggettivi, infatti mi hai fermato per un attimo. Oggettivamente ci sono una serie di valutazioni che lui doveva questa sera prenderne atto e fare delle valutazioni anche lui rispetto a qualcosa che evidentemente non ha nulla a che vedere con queste realtà, alla fine si dice facciamo il ricorso al TAR, e il ricorso al TAR lo si farà, probabilmente è molto più forte se questo ricorso verrà firmato non da un sindaco, da due, ma dall'intera provincia, perché oggettivamente questo è un piano che danneggia tutti, così come è stato immaginato, e quindi si farà questo passaggio. Però io credo che questa sera dovrà essere l'avvio, e dovrebbe essere l'avvio di un ragionamento un poco più stringente. Io questa sera ho detto una cosa fondamentale, cioè, quello che è il costruito, il definito, cioè, c'è poco da interpretare e da allungare o da fare con un piano sovraordinato di regole urbanistiche. Quello che invece va puntualizzato, e va puntualizzato, va specificato e va discusso approfonditamente, è quello che è il futuro sviluppo di 3 milioni di posti di lavoro persi negli ultimi 25 anni nell'agricoltura. E guardate che adesso c'è l'orientamento politico, perché qualcuno non sarà sfuggito, che vi è un orientamento politico diffuso di tutta la classe politica dirigente, soprattutto quella facendo capo a Grillo, che dice basta con lo sfruttamento del territorio, si devono mettere barriere d'acciaio, non di ferro, si devono mettere barriere d'acciaio, non ci deve essere più edificazione fatta alla rinfusa, fatta massivamente, fatta senza cognizione di causa, senza alcuna regola ben definita. Ebbene, le regole che abbiamo noi, Pio, e che in campagna oggi
noi, almeno nella nostra città, ma credo un poco dappertutto, in Campania c'è la prima abitazione che è stata fatta per gli emigranti, con i risparmi, le rimesse degli emigranti. Poi c'è stata la seconda abitazione fatta dai sacrifici degli addetti e dei residenti. Poi c'è la terza abitazione del terremoto. Cioè noi abbiamo in Campania una densità abitativa che è spaventosa. Non abbiamo più bisogno di una sola villa, villetto o abitazione. Si vadano a ristrutturare quello che c'è, si vada a ricostruire la volumetria che c'è, quello che c'è bisogno e che è stato stasera sottolineato. C'è bisogno che questi terreni, laddove possibile e compatibilmente con le regole che non potremmo più sovvertire, non possiamo più deregolamentare e dire noi abbiamo queste esigenze e vogliamo fare, vorremmo fare questo. Ci sono delle regole però sulle quali bisogna discutere, iniziando da questa sera e continuandolo questo dibattito, dove si dice, si insiste nel dire che tutto ciò che è attività, perché qualcuno dice oggi noi con 3 milioni di disoccupazione e con l'avvento delle nuove energie, l'ecologia eccetera eccetera, il futuro nostro, probabilmente buona parte del futuro nostro sta nell'impegno, nell'uso corretto del territorio. Quando si parla di uso corretto del territorio ovviamente non si parla più oggi di un consumo indiscriminato di 40 campi sportivi al giorno che si edificano ancora sul nostro territorio nazionale, ma bensì si deve parlare di altri argomenti e di altre regolamentazioni. Allora nessuno venisse in mente perché troveremmo i cancelli d'acciaio che stasera ci facciamo, ci autoregolamentiamo o immaginiamo che modificando alcune regole continuiamo un andazzo, io parlo fuori dai denti e fuori dal corpo, e ricontinuiamo con un andazzo che ci ha visto in un certo momento crescere, oggi non si cresce più, l'edilizia è ferma e quando si ferma purtroppo l'edilizia nelle nostre zone è morta, è deserto. Noi dobbiamo avere delle idee chiare, dobbiamo discutere, chiacchierare, purtroppo su questo PTCP non si è discusso, non si è chiacchierato. Io ho avuto solo una volta il piacere di ascoltare Mangoni, tecnico, professionista, bravo professionista, ma che probabilmente, e lo dico per esperienze dirette, quando non si vive sul territorio, quando non si ha consapevolezza, quando non si ha conoscenza, si commettono probabilmente degli errori. Avremmo dovuto per tempo invitare soprattutto i politici, questi progettisti e soprattutto la provincia a condividere un progetto, non l'abbiamo fatto, oggi siamo arrivati un po' tardi all'appuntamento, però non tanto tardi da non vederci, ecco, come dire, corresponsabili e propositori di un'idea che possa, come dire, sentirci un poco tutti quanti più vicini. Per cui ringrazio sicuramente l'iniziativa che ha fatto Antonio, che è stata un'ottima iniziativa, perché non si parla di queste cose, ormai si sta facendo le muffe, stiamo facendo le muffe sui nostri ricordi, sui nostri pensieri, su quello che eravamo, ma non riusciamo più a discutere su quello. Vedete, insomma, qua si parla della storia dei nostri territori, la storia del caciocavallo, le cose antiche, la taverna vecchia, le cose. Non si parla di futuro. Non si riesce a distinguere quello che è il vecchio. La storia serve, perché sappiamo che è un passaggio indispensabile a creare culture, a creare prospettive. Però, benedetti Dio, insomma, oggi c'è l'opportunità, non più come poteva essere 2 anni fa, ma c'è un'opportunità vera di poter iniziare a discutere di idee di sviluppo, e questa è un'ottima base di partenza per poterne discutere. Per cui io vi pregherei, per quello che posso servire, per quello che possono essere le mie conoscenze, di metterle a totale disposizione per alimentare questo confronto, questo dibattito, perché non è sufficiente, badate, non è sufficiente firmare questo ricorso al TAR e abbiamo risolto il problema, non abbiamo risolto nulla. Si deve alimentare questo racconto, questa cosa va approfondita, va sviscerata in tutti i suoi aspetti e va continuata, quindi un'iniziativa che ha pregio ma che avrebbe un grosso difetto se finisse questa sera con una firma
degli amministratori che così, insomma, a convento di una bella discussione poi ognuno si fa il proprio lavaggio, si pulisce e dice abbiamo risolto il problema. Non è così. Grazie. Grazie, grazie. E sulla quale dobbiamo riflettere meglio, perché se è solo l'occasione, io condivido entrambi gli interventi, quello di Iannicello e quello di Bevere. Il problema è il ricorso lo dobbiamo fare tutti, compatibilmente con alcune questioni che dirò tra un attimo, però io vi dirò, stringendolo, riducendolo all'estrema sintesi, esattamente quello che ho detto la settimana scorsa quando ci hanno chiamato i quattro sistemi di città dell'Alto Irpino. Allora, premetto una banalità: nel 2013, a cavallo, prima Irene Sbriziolo, poi Cundari, ci chiamarono a fare osservazioni sul PTR, tutte bocciate, assolutamente tutte. Proprio dice: hai diritto A, B, C, noi cominciamo da D. Ma questo è irrilevante. Adesso ci troviamo con il PTCP. L'assessore Petracca, 2 anni fa, convocò i sindaci dell'STS Mio Alto Irpinia. La prima volta, una seconda volta, ponemmo delle questioni, non ci siamo sentiti più. Ultima premessa: settimana scorsa uno mi chiede in campagna a Lioni, ho una villa, l'ho costruita, non sa ciò che ne fa, ci voglio mettere lo studio di mio figlio che è fisioterapista, non lo può mettere perché è vietato assolutamente. Ora, io sono, questo per capirci, assolutamente contrario ad ogni nuova edificazione, perché il mio comune è un poco peggio di Ariano, essendo 6.500 abitanti, ha con le aree di espansione già individuate e programmate la suscettibilità per 20.000, dunque non ce n'è necessità. Però vado a leggere il PTR, il PTCP, e vedo che ci ha scritto. Primo, noi stiamo facendo, abbiamo fatto l'atto costitutivo la settimana scorsa, ma è un anno e mezzo che siamo partiti, Unione di Comuni Città dell'Ofanto, Lioni, Teora, Conza della Campania, Sant'Andrea. Ci troviamo 3 sistemi di città. Lioni sta nella città longobarda, non nella città dell'Ofanto. Teora sta nella città del Sele, non nella città dell'Ofanto. Conza e Sant'Andrea stanno nella città dell'Ofanto, con Calitri e Andretta che l'Ofanto lo guardano da molto alto. Lioni invece è attraversata dall'Ofanto, tutto il centro abitato è costeggiato dall'Ofanto. Dici, la caratteristica della città dell'Ofanto, dice il PTCP, è di essere attraversata dall'Ofanto, dall'Ofantina, dalla ferrovia. Lioni tiene nel centro urbano, Ofanto, Ofantina e ferrovia, ma è l'unico comune che li tiene nel centro urbano, non ce n'è un altro, però sta nella città longobarda. Gli dissi, guarda, che la storia non tanto la conosciate, non c'è problema. La città longobarda, le città longobarde, che sono Sant'Angelo, Guardia, Torella, Villamare, furono costruite tra il 900 e il 1000. Lioni è di edificazione 1500, a valle, quando l'economia si invertiva, e la sua economia si è costruita attorno alla ferrovia agli inizi del 1900. Lioni è un comune di 6.000 abitanti con 1.100 partite IVA, è un comune che avrebbe, insomma, altre caratteristiche. Ci hanno detto, ma sì, vediamo. Ma se ci avete consultato, se ci aveste consultato, vi avremmo detto che l'Ofanto fa Lioni, Teora, Conza, Santa, esattamente così. Per cui perché ci smembrate? Dice, perché sennò poi resta qualche piccolo comune separato per i fatti suoi e non può. Riqualificazione dell'edificato. Mi dice, il PIP di Lioni, in quanto già costruito, edificato o urbanizzato, resta là. Ma ce n'è un terzo del PIP già urbanizzato che noi dobbiamo delocalizzare e riqualificare. Quello già costruito, solo riqualificare. Ma dico, io devo andare ad urbanizzare un altro pezzo di terreno per mettere il PIP, l'ampliamento PIP, che l'ha già urbanizzato, ma lì serve però per fare un corridoio ecologico per i cinghiali,
a cavallo del Parco dei Monti Picentini e del fiume Ofanto, ed ho una fascia di rispetto di 1000 metri sul fiume Ofanto che mi disegna tutto il centro urbano, tutto, perché il centro urbano di Lione è longitudinale, collocato sul letto dell'Ofanto. 1000 metri è tutto l'abitato. Dunque, peggio del piano paesistico dei comuni vesuviani. Tu devi cambiare una finestra, devi ricorrere all'autorità ambientale. Per cui tutto soggetto a commissione edilizia integrata, per capirci. Dopodiché però mi dice, Lioni costruirà il 40% della nuova edilizia economica e popolare. No, assolutamente no. Cioè, il 40% della edilizia economica e popolare programmata per il prossimo decennio deve essere costruita a Lioni per arrivare a 25.000 abitanti. Voglio dire, è sconcertante. Allora dico e ho detto a loro: stiamo diventando la casina di caccia dei napoletani. L'assessore, ex assessore Coppola, oggi commissario, per 3 anni ha posto un piano faunistico prodotto in Regione Campania, chiedendo l'abbattimento selettivo dei cinghiali. Negato. L'ultimo piano faunistico dice: consentiamo, come nelle regioni Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Trentino, l'abbattimento da parte dei proprietari dei fondi dei cinghiali. Negato, perché i cinghiali, allora, il corridoio ecologico che è Lioni è il corridoio tra il Parco dei Monti Picentini, che sta a Monte di Lioni, e l'Oasi di Conza, WWF, che sta a Valle di Lioni. Lioni è un corridoio ecologico per cinghiali. Non è questa la riqualificazione dell'abitato di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di interventi seri in agricoltura per dire come possiamo riqualificare e funzionalizzare l'edificato che abbiamo messo in piedi malamente, illogicamente. Io non esprimo giudizi di valore sulla politica edilizia e urbanistica che si è fatta dopo il terremoto. C'è un fatto che è quello. Ed è: non costruiamo più, ma riqualifichiamo e dateci la possibilità di riqualificare. Perché se poi già nel comune di Lioni tengo 7 autorità, autorità ambientale, archeologica, del Parco dei Monti Picentini, dell'autorità della Puglia sull'Ofanto, l'autorità destra sede, l'autorità di genio civile, la comunità montana, tutte quante, e poi ci mettiamo anche i collegamenti tra SIC e ZPS di monte e di valle, praticamente lì c'è la distruzione totale. Allora il problema è esattamente questo: non dobbiamo costruire più niente, ma il PTCP ci dica qual è la linea di sviluppo verso la quale andiamo. Se la linea di sviluppo verso la quale andiamo è radere al suolo, riqualificare o delocalizzare quello che non è ancora edificato, significa che noi dobbiamo preparare l'Alta Irpinia per la prossima discarica e nient'altro. Allora io penso, non penso, sicuramente farò il ricorso al TAR, però io presenterò anche le osservazioni, perché è giusto che arrivino lì le osservazioni, la montagna delle osservazioni, perché in fine di questo ragionamento tutto l'STS Alta Irpinia e il CIU, insieme con alcuni dell'UFISA, tra cui Villa Maina, Frigento, abbiamo fatto il distretto energetico per l'energia alternativa, con la volontà di avere una programmazione territoriale dell'energia alternativa, eolico, fotovoltaico, idraulico, eccetera. Non ce lo riconosce il PTCP, non ce lo riconosce, però da Lacedonia ad Aquilonia, a Bisaccia, a Monteverde, ci sono già circa 600 megawatt di energia eolica prodotta. Non esiste riqualificare o delocalizzare, mi sembra un poco pesante, il che significa non solo che non siamo stati ascoltati, ma le cose che abbiamo detto ci sono state rifiutate. Prima ci stava Adriguarda, Tuccia, vice sindaco di Adriguarda, dico bene? E poi ringrazio per l'invito che ci avete rivolto. Il problema è vero, cioè si è discusso poco, anzi pochissimo, per quanto riguarda il piano territoriale di coordinamento provinciale, però c'è una responsabilità soprattutto anche degli amministratori.
noi che facciamo parte della città di Avellino, abbiamo 12 comuni, praticamente io mi sono fatto carico di invitare tutti i sindaci prima dell'adozione, a dicembre, appena si è saputo. Da me non è venuto nessuno. Da me come, come PTCP, perché praticamente che si fa? Ma io sono UDC, l'assessore UDC, e io sono qua, io sono. No, noi dobbiamo salvaguardare il territorio. Allora a me non interessa l'appartenenza politica di chi è che ha fatto questo schifo, perché è uno schifo, di programmazione territoriale. Io so soltanto che praticamente ha bloccato qualsiasi tipo di sviluppo, ha soltanto un indirizzo, la piattaforma logistica e stop. Cioè tutto lo sviluppo del resto della provincia di Avellino non esiste più. C'è soltanto quel progetto, quella idea, e quella deve andare avanti. Noi il collegamento con l'alta velocità, il collegamento con per noi della Valle del Sappa, perché praticamente abbiamo Pellezzano a 20 km, quindi per noi l'alta velocità è di facile accesso. E quindi l'area di 120.000 abitanti praticamente potrebbe avere il mare vicinissimo, tanto che Fisciano sta vicino. Pensare almeno a un collegamento ferroviario che modifichi la Mercato San Severino, praticamente io ci arrivo direttamente in 10 minuti e praticamente ho risolto il problema della mobilità su gomma. La nostra zona ha praticamente che fa invece la mobilità su ferro, dice no, facciamo dei greenway. Ok, facciamo le biciclette, andiamo in basso, con quelle pendenze, con quelle cose, sì, tranquilla, nelle gallerie, tranquillamente. Allora, mi sta anche bene la piattaforma logistica, che mi mette in collegamento lo smistamento del territorio, dei materiali sul territorio, il trasporto, ma come si fa il collegamento poi con l'altra parte della provincia? La provincia che fa? La dividiamo in 20 città, ognuna indipendente per fatti suoi, non è collegata perché non ci sta una. Io non vedo una traccia di mobilità all'interno del piano territoriale di collegamento provinciale. Poi noi abbiamo fatto un buon lavoro all'epoca della presentazione delle osservazioni al PTR, nel 2006, cioè prima che uscisse il PTR. Quelle osservazioni, abbiamo lavorato insieme a Monteforte, Mercogliano, e a Ripaldo all'epoca, perché eravamo come STSD2, area urbana, facemmo un ottimo lavoro con gli amministratori e con gli uffici tecnici. Quelle osservazioni le abbiamo presentate al PTR, recepite dalla provincia, perché sono state recepite dalla provincia e poi trasmesse alla regione. Voi avete dato parere positivo a quelle osservazioni e poi non ne trovo traccia nel PTR, nel PTCP, cioè è assurdo. La stessa cosa succede con gli accordi di reciprocità e il nostro piano strategico dell'area dell'STSD2, discussione con 12 comuni, la perimetrazione di 12 comuni città di Avellino non contiene dei comuni che hanno sottoscritto l'accordo di reciprocità con noi. Cioè, allora, diciamo sì che vogliamo ragionare di area vasta, ragioniamo almeno di quelli che abbiamo sottoscritto un accordo e che abbiamo intenzione di stare insieme. Ne togli due, ne metti altri due, cioè non dividi nessuno, e se almeno sta bene questa perimetrazione? E se il territorio non ha la vocazione per poter rispondere a queste esigenze, perché si deve fare l'edilizia lineare? Quindi devo fare l'edilizia a nastro, mi devo collegare a Rivalda fino a Grottorilla. Per fare che? Io questo non lo so. Le infrastrutture, poi non ci sono punti di collegamento, di ragionamento della città in generale. Allora io praticamente dico sempre, porto l'esempio, nel periodo del terremoto si facevano molti macelli, ogni comune aveva il suo macello. Non si è mai capito perché si facessero grandi macelli e pizza. A Ripalda aveva il macello su Mano Calzati, Avellino aveva il macello su Avellino, su Ripalda, e praticamente questi macelli non servono, perché praticamente sarebbe bastato uno solo per la provincia o due e il problema l'avremmo risolto. Quindi per me il teatro è Avellino. Non bisognerebbe mai di chiedere un finanziamento per fare un teatro, perché devo ragionare in questi temi. Però io ho bisogno di altre cose, allora ognuno deve portare la sua vocazione. Chi è che conosce il territorio se non chi lo amministra? E questa è la pianificazione di area vasta. Allora non c'è nulla. Poi dopo andiamo a Mangone, dice lui, così ci fai la domanda. È condiviso. È condiviso. Noi in questo momento ci troviamo in una condizione che praticamente siamo in fase di preliminare di PUC, dove il progettista è Castiello, e praticamente noi già stavamo discutendo e ragionando in quella direzione. Oggi tutto il lavoro che io devo fare, come lo faccio e con chi lo faccio? Il mio interlocutore, che deve essere un politico, e quindi perché è la giunta che l'ha adottato, io non l'ho vista né nella prima presentazione del PTCP
in ritardo dopo che l'hanno adottato, e noi l'ho visto nella seconda convocazione quando siamo stati convocati come città di Avellino. Io non ho visto un interlocutore che deve accettare le mie osservazioni o le mie idee, quindi io con mi dialogo con i tecnici non sono abilitati a questo, i tecnici sono prestati alla politica e fanno quell'attività per svolgere quel servizio. A me la risposta me la deve dare la giunta non c'è, quindi io devo fare due percorsi: presentare le osservazioni perché per norma, quindi le devo studiare, verificare, il mio contributo, il contributo dell'area a cui faccio riferimento deve dare al piano territoriale di coordinamento provinciale, e cercherò di convincere quanti più sindaci dell'area città di Avellino per poter fare il ricorso. Grazie. Solo una, prima delle, ti puoi preparare? No, no, vieni. La comunicazione di servizio vi chiede di non abbandonare dopo la cosa, perché gli amici dell'incontro hanno preparato un poco di rinfresco per il dopo festival, come si dice. Per cui vi è il suo anche quello, per cui vi invito a rimanere. Niente, prego. Mi presento da solo, buonasera. No, infatti non siamo conosciuti, anche se con l'ottimo architetto mi conosco benissimo, anzi grande affabulatore, insomma, anche se ci ha deliziato in questa grande affabulatore, no, ma affabulatore perché ci conosciamo, lo posso dire. No, buonasera, ovviamente sono l'assessore Giuseppe Di Leo del Comune di Sturno, ringrazio ovviamente il presidente dell'Ordine dei Geometri che ha organizzato questa chiamiamolo questo convegno, e che ci ha dato la possibilità di incontrarci e di dire anche se i sindaci già ormai hanno ben chiaro quello che devono fare. Io uso velocissimo perché voglio usare questi tempi europei che ho raccomandato agli altri, semplicemente questo. Il primo, voi non l'avete detto per diciamo carineria e perché diciamo il vostro ruolo istituzionale tecnico, la vostra tecnica ve lo è, io dico, lo posso dire perché sono diciamo un amministratore, dico che il piano che ha elaborato la provincia in articolo mortis, diciamo così, scappando prima delle dimissioni, è una porcata, basta, cioè non c'è però, possiamo dirlo chiaramente, io lo voglio dire, e quindi non so, il primo punto, non siamo stati coinvolti. Noi stiamo facendo tutti quanti PUC, ci stiamo accapigliando con l'ottimo urbanista, quindi ogni comune ha le sue esigenze. Io non sarei così integralista talebano sulla possibilità di edificazione o meno, però non entro nel particolare del mio comune. Dico semplicemente, non siamo stati coinvolti. Quale coinvolgimento migliore e più importante dei sindaci, degli amministratori che conoscono il proprio territorio? Seconda cosa. Un piano pieno di vincoli, avete detto il chilometro dalla pratica, c'è un comune che non hanno proprio nessuna possibilità di edificazione perché ha attraversati o vicini a dei fiumi, dei corsi d'acqua, e soprattutto è proprio in contrasto con i piani che noi stiamo facendo, quindi questo è fuori discussione, quindi ci ha completamente bloccato. Un'altra cosa. Il fatto che non siamo stati coinvolti è atteso al fatto che io avrei anche potuto evitare di parlare, perché per me ha parlato il presidente dell'Unione dei Comuni di Anicello, che giustamente si è presentato e ha trovato non la politica a dare delle risposte, ma ha trovato i tecnici, ha detto giustamente, io collaboro con voi, non parlo, ho bisogno dell'interlocutore politico. Quindi noi abbiamo già deciso di fare ricorso, io non sono per le osservazioni, noi dobbiamo fare ricorso al TAR perché questo va annullato e tabula rasa e va riscritto con tutte le prescrizioni che i comuni e noi quando facciamo il PUC dobbiamo ascoltare tutti, no? Dobbiamo fare il piano, quindi si deve fare la stessa cosa, cioè dico manco Roma ai fori imperiali, a questi vincoli che ci hanno creato, manco Roma, cioè si può edificare vicino al Colosseo, vicino nei fori imperiali, lo sappiamo tutti. E poi un'altra cosa, e qui concludo perché voglio rispettare i tempi europei, cioè bisogna essere rigidi, noi dobbiamo combattere, e ce ne siamo parlati perché questo lo dico anche all'architetto Castiello, la burocrazia provinciale, non ne possiamo più. La regione ha evitato, ci ha messo da parte alcuni personaggi che bloccavano puntualmente tutti i nostri PUC. È uscito dalla porta e sono entrati dalla finestra, non le possiamo più, quindi dobbiamo decapitare la burocrazia provinciale a tutti i livelli, un po' come fece Ivan il Terribile quando decapitò tutti i boiardi, certo ha avuto un modo un po' poco elegante per eliminare la burocrazia, però dobbiamo appunto eliminare questo perché infatti io vedo in questa operazione un modo
per dire ai comuni no, dovete passare per le forche caudine, un po' siamo vicini a Teresa, insomma, e dovete venire, allora noi dobbiamo, io non sono d'accordo con lo servizio, infatti noi non le faremo, noi andremo direttamente al TAR e speriamo che il TAR possa bocciare questo obbrobrio, questa porcata. Grazie. Chi sta l'ingegnere Blasi? No, non mi ero iscritto a parlare perché ovviamente il mio intervento, come è facile immaginare, non dovrebbe essere qualche minuto in più del tempo europeo, non dovrebbe essere altro che un doppione dell'intervento dell'architetto Castiello, anche in considerazione del fatto che delle cose dette all'architetto Casero le abbiamo condivise a lungo anche sulla nostra pelle, direttamente sulla nostra pelle, nel periodo che ha seguito immediatamente questa dissennata adozione del PPCP da parte dell'amministrazione provinciale. E, tuttavia, nell'ansia di formare la nostra critica, probabilmente rischiamo di dare l'impressione di essere l'espressione di quella parte del territorio che non gradisce le regole, ritiene che le regole siano troppo pesanti, i vincoli troppo ferrei, fino al punto di desiderare di decapitare. Attenuerei un attimo. Ma non è affatto così. Gaetano l'ha in qualche modo lasciato intravedere. Il problema non è che non ci piacciono le regole, il problema è che purtroppo le regole che deve dare il piano territoriale di coordinamento provinciale non ci sono, non l'ha fatto. È un piano che è l'espressione di quella volontà, di quel furore vincolista che, non sapendo affrontare o non volendo affrontare la soluzione del problema, non volendo dire che cosa si fa dopo che abbiamo fatto male i nostri interventi sull'ambiente e sul paesaggio nella nostra provincia, lo riconosciamo tutti, sappiamo tutti che a partire forse dal primo terremoto in poi abbiamo malamente gestito il nostro territorio. Non si può dire che dopo aver malamente gestito il territorio pietrifichiamo così com'è il nostro territorio. Quindi il compito del piano territoriale di coordinamento provinciale è quello di coordinare i programmi che si danno le comunità locali per intervenire su una realtà che si riconosce come una realtà in gran parte compromessa, ben l'ha detto il sindaco Di Lioni, ma che non si può pietrificare per così com'è. Allora un minimo di sottolineatura su questo aspetto, altrimenti facciamo la figura di chi non tollera le regole perché non tollera i vincoli. No, è esattamente il contrario. Vogliamo che le regole siano le regole del fare, non le regole del pietrificare il territorio. Volevo dire solo questo. Tutto il resto non posso che essere d'accordo con te, e lo sapevo. Ancora questo passaggio qua. Noi abbiamo detto, non è mai stato, se noi tutti quanti, perché ci troviamo, ci conosciamo, ci parliamo, abbiamo detto che mancano proprio gli obiettivi. Quando il buon amico di Sturno dice decapitare la, lui vuole dire applicate il regolamento. Chi l'ha fatto questo regolamento? Il Consiglio regionale. Cosa deve fare la provincia? Deve dichiarare se che cosa? La coerenza agli obiettivi sovracomunali. Punto. Anche del PTCP. Lui vorrebbe questo. Soltanto che questa cosa altri, e non dico chi evidentemente, ma ci capiamo, in questo gioco tra il muto e il sordo, a chi capisce chi,
ben venga. Che noi ci, quando più ci incontriamo, mo stasera è buon. Ognuno di noi, ma prima che Castiglione gli ha detto. Detto questo, l'amministrazione soggetto comunale fa col soggetto. Che fa? Dichiara è il verbo. Che cosa? La coerenza. A chi? A che cosa? Ai progetti, agli obiettivi, non progetti sovracomunali anche del PDCP. Quindi il controllo di un massimo di un anno, di una nascita in più o meno, non va bene. Quella è la risposta tutta. Per quanto riguarda le regole da rispettare, abbiamo detto, il PTR ha detto, dove ci stanno i volumi eterogenei, dichiarate una norma. Abbiamo detto, la provincia non l'ha fatta. Là dove ha detto, voglio dire, dovete dividere le varie densità, dividendo l'area vasta, la provincia non l'ha data. Quindi il problema è di un deficit in questo piano, di obiettivi, di congruenza, ho usato congruenza al PTR, che fa spavento. E allora, senza dire che cos'è o che cosa non è, ho detto, è difficile per i comuni adeguarsi, mo Carife si adegua. Non è un problema, chi diamo l'incarico a Tizia, a KS Embronio, datela alla vostra cameriera che ha tanta dignità. Che fa? Il piano strutturale del PTCP coincide per Carife con il piano strutturale del PUC, quindi è stato anche tolto un po' di autonomia a Carife. Allora carissimo, dobbiamo capire che qua o ci mettiamo a recuperare, come diceva pure Bevere, la proposta, perché con la riforma del titolo quinto del 2001, poi entrata in vigore dopo, c'è pari dignità tra enti, ma fino a ieri sera, mo non succederà più, perché c'è stato Beppe Grillo, perché c'è stato il PTCP, o perché ci stanno i nuovi, perché ci stanno pure nuove generazioni, ne ho conosciute 30 di generazione. Papa Francesco, non vanno più alla provincia col cappello in mano, ma vanno a dire qual è la tua pianificazione che mi coordina la mia, dove sta, dove hai condiviso con me. E allora questa nuova chiarezza si afferma nelle parole nostre, perché qualcuno, ma non voglio difendere gli amici, qualcuno nel dire hanno messo i vincoli o hanno messo il corridoio ecologico, sì, è un corridoio ecologico, ma loro, se leggete le norme, ci sta una tale disattenzione, assenza di, voglio dire, rete ecologica. Hanno messo gli elementi della rete ecologica, l'insieme S e tanti X piccoli, gli elementi. Tra questi elementi ci stanno gli elementi lineari, dopodiché vai avanti e trovi gli elementi lineari come stanno sul Rioni o come stanno in altre realtà, come a Tripalpa, o come stanno a Solofro o ad altri. Dopodiché, così inizia il periodo nella rete e nella rete ecologica, non è consentito questo, e nelle buffer zones avrebbero potuto dire zone cuscinetto, ma è la parola inglese napoletana è più bella, evidentemente, perché derivata dal linguaggio GIS. Nelle buffer zones non puoi fare questo. A e B, quando vai a vedere l'elemento P03, non posso fare questo, ma perché? Perché tu hai scritto nella rete ecologica, la rete ecologica comprende anche l'elemento lineare, il mio elemento lineare sta qua, e quindi c'è il discorso del sindaco di Milone che stasera ho avuto modo di conoscere. Però evidentemente, voglio dire, non lo devi fare. Come disciplini, la PTR ha auspicato che il PTCP, voglio dire, disciplini queste cose, la eterogeneità, con indici consoni, con destinazioni d'uso congrue. Secondo che cosa? Le specificità dei luoghi. E allora Grotta Minarda ha una sua specificità, ha un suo profilo identitario che non ha nulla a che vedere evidentemente con, voglio dire, 15 oppure con Pago del Vallo di Laura. E invece no, Grotta Minarda 10.000-30.000, Pago 10.000-30.000, non è giusto, Monteverde 10.000-30.000, avrebbe dovuto fare, seguendo il PTCPTR, la maglia larga, i 4-5 ambiti, i 7 STS se volete, e là calare queste cose. Poi era pure un'operazione semplice, bastava la fotogrammetria, quella che ha dato la Regione Campania, una lettura del PTR, un'applicazione e una persona che nello studio, voglio dire, abbia
più di me la pazienza di vedere, fammi vedere sta pipa qua, la vista qua, va fuori, questa stava con questa pipa qua, e vado a ripristinare che cosa? Una naturale nessologia. Tutto questo non c'è stato, anche per scrivere nella relazione le 20 città, aggregati di città. Noi stiamo tutta agricoltura, noi il campo aperto a Avellino, la città l'ha fatta metropolitana, anche il linguaggio, la dialettica, città. Che dice città? Manca proprio la struttura. Per vedere la città e le Civitas, se noi abbiamo dovuto fino a mogli aggregati così, ebbene, 20 città scritte in ordine alfabetico, prima Avellinum e poi sotto, ma è una cosa non buona. E allora noi abbiamo detto, voglio dire, cerchiamo di recuperare la lettura del PTR, renderla congrua col PTCP, poiché questa cosa è una cosa da fare a vasto raggio, voglio dire, queste neustioni di te sono purtroppo sul 90% del corpo, come si fa? E perciò stanno riuniti tutti ingegneri, architetti, geometri, e ringraziamo sempre che ci ha consentito questo per una lettura, ma no perché ci diamo sfizio, perché stasera il buon amico Giancarlo, ottimo ingegnere e tutto il resto, c'è il suo problema del PTCP. Pio, come facciamo? Buon Brunello, un problema drammatico, non dice Pio, non te ne dico proprio. E allora è evidente che tutta questa storia non è certamente per dirci, guardiamo tutta la provincia, anche i comuni evidentemente, alcuni sono stati proprio, voglio dire, non lo so come, negati, voglio dire, il problema del mancato sviluppo, le aree, l'ha detto, non so chi l'ha detto, delle aree PIP, basta guardare piano d'arte, a piano d'arte riqualifichi l'esistente e a fianco puoi fare una bella porcicaia volendo. E questa è congruenza, e questa è visione. La visione strategica qual è? Avellino provincia, solo escort, è una strategia, ma non c'è. E allora tutto questo, è chiaramente la mia modo di dire, ma non lo so. No, no, ma io mutuo la mia carissima. No, un mio carissimo amico studioso che dice tu, c'è stato un grande errore da parte della Russia e dei cubani, e di Fidel Castro e gli altri, avrebbero potuto invadere l'Europa con il loro esercito femminile, con le loro donne, e 30 anni fa avrebbero fatto la grande rivoluzione. Era abbattuto per dire. Quindi noi stasera sull'argomento non è una questione di ricorso al TAR, è una questione di andare a leggere le carte e vedere come dopo. Perché ci sarà un dopo a sta storiella qua, è impossibile che il PTCP possa essere digerito, ciao, ci vediamo con bro. E il dopo come lo mettiamo su, che mostra soltanto un povero Cristo là che ha detto quella cosa. Giancarlo, mentre parlavi, e ovviamente non posso che essere d'accordo, mi veniva in mente solo una cosa. Dettami biasimo un po' che personaggi di Sturna che devono andare che tra, a che tra l'altro fanno parte della mia unione. Discutevo un paio di mesi fa, ero a cena a valle di una chiacchierata che avevamo fatto su questioni che riguardavano il paesaggio presso l'Università di Trento. Discutevo con il direttore generale della provincia di Trento, il direttore dell'ufficio urbanistico, insomma l'omologo della dottoressa Arsillotte in questo momento, però, insomma, la provincia di Trento ha un'organizzazione sul piano legislativo completamente diversa, ha ragione dell'autonomia. Avevamo parlato nel corso di questa chiacchierata che sarà fatta del rapporto tra governo del territorio e eventi catastrofici, io avevo riportato insomma i fallimenti che avevamo avuto nelle nostre zone che io conoscevo, insomma, in qualche modo prendendomene anche una parte di responsabilità, non posso sottrarmene, voglio dire. Ovviamente loro erano in grado di offrire la mia visione, né io insomma, voglio dire, mi sottraevo a quello, un panorama completamente differente, insomma, un territorio in cui si potevano percepire con molta più nitidezza più successi che insuccessi, un territorio ben governato, certo, insomma, anche lì ci saranno gli errori, ma si trattava di un territorio ben governato. E mi
mi viene la curiosità di chiedere, secondo il loro pensiero, quale fosse la ragione, la causa fondante di questo risultato che nel corso di diversi decenni, perché voglio dire, anche lì la trasformazione del territorio, possiamo dire, è cominciata con il secondo dopoguerra. In quel momento non mi venne in mente che la parola che loro utilizzavano era una parola che stava anche nel nostro regolamento, perché mi fu detto che la parola magica per loro era condivisione. Loro intendevano dire che la regola, prima di diventare regola, era una regola che veniva interiorizzata dal destinatario della regola stessa, cioè perfino il contadino a cui si diceva: guarda che hai questa fascia di inedificabilità assoluta in cui ci sono i veleti e continui a far veleti e non fare altro, era portato, prima dell'emanazione della regola, a condividerla e a rendersi conto che quella regola gli avrebbe portato dei vantaggi, e così in mille altre situazioni. In quel momento non ho riflettuto sul fatto che il termine condivisione viene utilizzato anche nel nostro regolamento. È veramente triste immaginare come altrove si riesca a condividere con il singolo destinatario finale della regola, addirittura con le popolazioni noi non riusciamo a condividere fra loro. Infatti ci è tristissimo, ma tristissimo questo ragionamento, voglio dire, questo paragone che hai fatto, voglio dire, ci hai fatto capire la differenza storica, sociale, culturale, politica, umana che passa tra Trento. Allora io non vorrei che Giancarlo, un po' più sì. Bella, l'ha condiviso nemmeno con se stesso. Se ricordiamo un paio di anni fa, la provincia di Avellino ha proposto la piattaforma logistica di Valle Ufita, con i famosi STS regionali. La piattaforma logistica, se leggiamo questo piano, oggi non c'è più. No, oggi è un corridoio ecologico. Laddove è vietato qualsiasi tipo di costruzione, è vietato l'industria, il commercio, la tendenza. È possibile ancora solo fare, mi pare, leggere la manutenzione dei fabbricati rurali da riqualificare. Molto meglio. Perché il sindaco Sanzarulo ha immaginato che il chilometro rassomiglia ai 150 metri della molto peggio, molto peggio, perché nei 150 metri devi chiedere un'autorizzazione, quindi non basta neanche quello. Come ti ero spiegato, non solo per i comuni che studiano, la norma di attuazione, va bene. Mi presento solo un attimo, sono praticamente l'ufficio staff del Comune di Monteforte per la pianificazione strategica e mi sto interessando di problemi di trasporti, di piano trasporti provinciali, di guerre con l'assessore Verdella sui trasporti provinciali che sono tutti su gomma, mentre loro pensano loro di ripianare i debiti dei treni sui quali non si paga il biglietto. Se andate a Castellammare e sale nel vagone dove state voi un controllore, resterete solo nel vagone, perché gli altri 100 passeggeri hanno cambiato vagone quando è salito il controllore. Detto questo, la sintesi che dobbiamo fare è: questo PTCP sostanzialmente contravviene, fa una violazione di legge sull'articolo 7,1,2, è brutto dirlo, ma insomma sostanzialmente fa mancare per violazione di legge, ci fa mancare in buona sostanza la condivisione di cui così poeticamente parlava Giancarlo. Il problema è che loro della condivisione se ne fottono, quindi hanno bisogno solamente di una sentenza negativa del TAR, sulla quale pagano pure le spese, perché il TAR a quel punto dovrà in qualche modo annullargli la delibera.
detto questo, però, il problema non si ferma, cioè non sarebbe una vittoria di Pirro ottenere solo l'annullamento della delibera, e qui viene quello che diceva lui, c'è il problema delle osservazioni. Credo che sia la cosa peggiore non farle le osservazioni, perché le osservazioni sono poi di due livelli, c'è il livello strategico che riguarda appunto i piani di sviluppo territoriale, che riguarda i piani di sviluppo che hanno fatto i singoli STS già nella fase del PTE, che hanno fatto altri, che noi nella parte bassa, cioè della città di Avellino, in parte abbiamo fatto con gli accordi di reciprocità attraverso la condivisione su 10 tavoli tematici. Noi non è che abbiamo detto il corridoio ecologico lo facciamo perché là ci sta Fiume con i suoi problemi, c'è tutto l'asse della valle che parte dalle aste montane e arriva fino alla confluenza del Sabra, che in qualche modo va messo in sicurezza idrogeologica, in sicurezza idraulica, va recuperato dal punto di vista naturalistico, quindi un'osservazione del genere bisogna farla, cioè bisogna dirgli: guardate, il vestito che ci avete dato non è buono, non è cucito bene, ma soprattutto non è buono, non è della stoffa giusta, non è dello stesso, è del colore giusto. Quindi ci sono il livello di osservazioni strategiche che vanno sicuramente fatte e prodotte nella misura in cui i singoli territori, i singoli STS già si sono programmati in questo senso. Noi obietteremo che tutto quello che è stato il nostro piano strategico è stato completamente disatteso, pur avendolo rappresentato nella fase di adozione di approvazione del PTR, B, nella fase di indirizzi programmatici del PTCP, non è che ci siamo stati fermi, quando abbiamo fatto gli indirizzi programmatici del PTCP non siamo andati a ragionare con questo o quel politico, di vediamo se, vediamo ma, no, gli abbiamo detto che cosa dovevamo fare e glielo abbiamo scritto con 5, 6, 7 delibere, tutte uguali, di 7 comuni dell'SPS di 2, bisogna dirglielo. 3, ci sono gli errori materiali che consistono, che vanno dall'errore di sovrapposizione, per cui a Monteforte c'è il corso centrale che è un'area boscata. Potrebbe essere una strategia, delle strategie, di queste strategie globali di cui parla lì, vabbè, allora poi vogliamo ripristiniamo il bosco. E bisogna dire, loro su questo, attenzione, e qua è il pericolo, loro su questi vi verranno a dire, voi venite in ufficio, vi mettete, noi correggiamo. Ma loro non so. Giovanni Paolo II che dice voi se non mi capite mi correggerete, sono dei vanesi presentuosi che cercheranno ancora una volta di fotterci singolarmente. Allora su questo bisogna fare solo l'osservazione, e per quanto attiene alla parte dell'errore materiale che potrebbe, loro dicono, essere corretto con l'osservazione, comunque va riportato nel ricorso al TAR, perché al TAR potrebbe non bastare la citazione nel vizio formale, perché potrebbero dire, abbiamo ragionato con qualche magistrato, però loro vi potrebbero rinviare alla fase delle osservazioni e di questo che tu dici può essere assorbito nella fase delle osservazioni. Non è così, assolutamente non è così, perché affidarsi del fatto, l'ha detto il sindaco Giannici, fidarsi di uno che dice le decisioni politiche non si toccano, significa naturalmente esporsi all'ulteriore insuccesso di questa cosa. Poi dovremmo andare veramente al TAR sul resto, cioè, poi comunque ci toccherebbe andare. Allora se si va al TAR, da trovare delle prime tutte le cose, perfetto, ma anche nelle osservazioni al TAR non fermatevi al semplice difetto formale dal punto di vista procedurale. Ok, a questo punto già ho visto che già hanno preso la strada, ed evidentemente sono più interessanti le parti dall'altra parte che da questa parte. Ok, grazie a tutti.